cari, però insomma ricordo dei giorni con particolare attenzione. Ciò detto, quindi c'è tutta la mia empatia anche dal punto di vista personale. Saluto i colleghi di Cittadinanza Attiva, che mi conoscono benissimo da una ventina d'anni, quindi non è, mi sento in qualche modo in un contesto in cui anche personalmente per anni ho avuto modo di contribuire da attivista, da studioso, a tante delle cose di cui si è anche parlato. Non ricordo, 15 anni fa forse, ho anche coordinato alcune delle attività degli audi civici fatti da Cittadinanza Attiva, quindi full disclosure, così sapere esattamente come la penso. Saluto la Vice Ministro Anna Ascani, che è qui in prima fila e che ringrazio per la partecipazione, perché sarà anche lei a occuparsi di questo tema, perché riceverà in vedere l'esperienza scolastica, quindi sarà anche un punto di riferimento dell'associazione. Sui punti specifici, allora io mi sono insediato da 15 giorni, da subito mi sono messo a studiare perché ovviamente il mondo della scuola è un mondo molto complesso rispetto alla mia occupazione precedente, ovvero di avere un'università di ricerca, e come passare, non so, da gestire una classe di 15 bambini a gestire un complesso scolastico con 50 tipi di classi diversi, multilingua, multilinguismo e strutture davvero, davvero molto, molto più articolate. Quindi vi ringrazio per il vostro rapporto, che ho letto con interesse, ve lo dimostro anche il fatto che ce l'ho qui la mia copia. Una battuta, insomma, magari anche per passare l'attenzione, insomma, forse la prima volta che ho visto era prima degli organizzatori di un evento. Andando per gradi sui punti principali che voi avete sottolineato, allora, secondo me c'è una necessità immediata di dare un segnale di discontinuità con le cose che posso fare per editto imperiale, come per esempio costituire la task force all'interno del nostro ministero, la direzione generale competente, che accompagni, come voi avete indicato nel rapporto, dico la verità, io leggendo il rapporto mi è sembrata una cosa talmente intelligente che mezz'ora dopo ho detto al ministero di farlo, e ovviamente il ministero l'amministrazione stesso che dovrebbe essere disponibile. Perché capisco benissimo dalle interlocuzioni che ho avuto in questi giorni che esistono i finanziamenti, ancorché complessi e articolati, perché sapete, i miliardi di finanziamento dell'edilizia scolastica vengono da voci molto diverse, si integrano tra di loro, abbiamo dei mutui con la Banca Europea degli Investimenti che utilizziamo per fare molte delle attività in questo settore. E poi però le scuole, cioè la struttura scolastica è di competenza dei comuni, delle città metropolitane e delle province. E quindi il ministero arriva fino all'entrata della scuola o nei libri e nelle cose che vengono insegnate, ma non ha competenze sulla struttura. E quindi qui si fa un gioco davvero coordinato di squadra. Capisco benissimo, anche parlando con i colleghi amministratori locali della scuola Margherita Hack, che esiste anche una difficoltà da parte delle strutture locali a volte nel espletare, erogare finanziamenti, fare le gare d'appalto, assicurarsi che tutto il procedimento venga fatto in maniera ragionevole, efficiente, tempestiva, ma anche responsabile. Tutti sappiamo che ogni volta che gira un euro in un'amministrazione pubblica c'è anche il timore di fare qualcosa che sia poi impugnato o per motivi di carattere fiscale o per motivi di carattere giudiziario in senso generale. Quindi il ruolo di questo nuovo ufficio sarà quello di accompagnare gli enti locali in questo percorso e fare in modo che se succede qualcosa e c'è un intervento da fare non debbano passare 3, 4, 5 anni, ma che si possano accelerare i tempi e aumentare la qualità dell'intervento. Una delle prime cose che ho fatto è anche quella di non